alla terza puntata del B-Summer edizione 2012. Oggi 20 luglio 2012, appunto, seguiamo la rassegna replay che è arrivata alla terza serata. E ospiti di stasera sono i Baba Yaga e Sweet Vendetta. E sono qui con noi Baba Yaga, un applauso per i Baba Yaga. C'è qualcuno che applauda, dai. Sentire che c'è del pubblico. Auto applauso. Ciao ragazzi. Ciao. Se volete presentarvi, dire cosa suonate, chi siete. Io sono Rocco, suono il basso. Io Luca, voce e mini bonghetti. Io Alessandro e suono la chitarra e il batterista è al lavoro, quindi... Che arriverà. Per il concerto, immagino che arriverà. Ok. Voi da quanto tempo suonate? Da un anno e mezzo più o meno. Sempre con questa formazione? Sì, sì. Guardando le vostre, diciamo, credenziali, in realtà ho cercato qualche informazione prima di venirvi a fare l'intervista, come fa un buon reporter, un buon redattore. Ho sondato un po' sui vari siti internet cercando un MySpace, ma in realtà ho trovato il MySpace di chiunque tranne il vostro. Avete un sacco di omonimi. Questo è vero, infatti, però sono quasi tutti all'estero. Quasi tutti all'estero. Ma voi l'avete un MySpace? No, ancora no. Diciamo che abbiamo preferito concentrarci sul lavoro in saletta prima di tutto. Poi, se mai uscirà qualcosa di decente, magari facciamo anche il MySpace. Un sito internet nemmeno? No. No, neanche? Una pagina di Facebook, e basta. Beh, se vuoi dirla. Cerchi Baba Yaga e viene una casetta su una zampa di gallina. Okay. Che è inconfondibile. Direi che è inconfondibile. Okay. Ah, ok, esatto, c'è pure la spilletta. Pure spillette. Funziona come mezzo di pubblicità le spillette? Le spillette? Sì, perché le facciamo gratis e lui ha la macchina per farle. funziona alla grande. Okay. Sì. E a proposito sempre del nome, volevo chiedervi l'origine. Temevo che mi sarebbe stata fatta questa domanda un giorno, e nel senso, trovare il nome di un gruppo è sempre una cosa molto difficile perché deve venire più spontanea possibile, però abbiamo preso spunto dal folklore russo, okay. La Baba Yaga è la strega delle favole russe e... è questa figura un po' mistica, nel senso che non è come la strega classica in Europa che è cattiva, ma è sia buona che, diciamo, che prende sempre parte alle situazioni e le risolve. E ma questo è un po' mistica, confusa, è un po' come siamo noi. Un po' come lui. Quindi vi descrive un po' questo. Sì, a lui molto, guarda. Cioè, occhiali su. Volevo fare una domanda a te, visto che sei tornato ieri dalla Russia, e volevo sapere se l'hai cercata una Baba Yaga. Non l'hai neanche cercata? Peccato. No. Non l'hai trovata? No, non l'ho trovata, ho fatto il mio lavoro. Invece per quanto riguarda le vostre canzoni, beh, dicevate che vi siete dedicati a comunque sulla musica, almeno magari sulla promozione via internet e altro. Avete già prodotto qualcosa oppure... No, in realtà il fatto è che siamo un gruppo giovane, tra virgolette, nel senso che la formazione nasce da un annetto, un annetto e mezzo. Noi pensiamo di cercare di lavorare il meglio possibile, quindi ci vuole del tempo e non siamo ancora riusciti a farci una gran pubblicità, ecco. No, ma avete in programma di arrivare a un CD, un qualcosa di concreto? Sì. Proveremo a registrare una demo fatta in casa fra poco. Come fanno tutti quelli in cui Come fanno quindi. Tutti ultimamente. Per poi arrivare magari a qualcosa la nostra produzione, speriamo che venga bene, per poi ovviamente arrivare a qualcosa di più sofisticato. Okay. Ultima domanda, visto che adesso faremo sentire la vostra canzone Sei Dita, volevo sapere se è autobiografica, se avete preso spunto da come è nata. Allora, io faccio... un lavoro, faccio il meccanico trasfertista, vado in giro a fare delle macchine automatiche, ecco, che producono formaggini. e praticamente sono stato in Vietnam e ho visto tante cose, tra cui un meccanico collega che aveva sei dita a causa di tutte le armi chimiche che hanno usato durante la guerra. E quando sono tornato a casa ho preso spunto e... Gli hai dedicato una canzone. Gli ho dedicato una canzone, sì. Lui non lo sa, però gliel'ho dedicato. Vabbè, potevi avvertirlo comunque. Non ho il suo numero, purtroppo. Vabbè, comunque, adesso ci ascoltiamo appunto Sei Dita, dei Baba Yaga.
Ringraziamo e vi auguriamo in bocca al lupo per stasera. Crepi il lupo e grazie dell'intervista. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Che avete appena ascoltato era Sei dita dei Baba Yaga, e adesso siamo qui con gli Sweet Vendetta. Eccoci. Che salutiamo. Ciao. Ciao. E siete soltanto in due, però in realtà siete in quattro. E gli altri componenti arriveranno per il concerto, immagino. È una faccenda funesta. Il batterista in questo momento è a squartare delle pance perché è un chirurgo, e invece il bassista, suo fratello si è sfracellato in motorino. Quindi esatto, forse sono insieme in questo momento. Pensavo quindi lo facesse nel tempo libero di squartare le persone. No, è un professionista. Ma comunque, se volete presentarvi intanto voi due, cosa suonate e chi siete? Io Fede, canto e suono la chitarra. E io Gianluca e suono la chitarra. Ok. Little. E gli Sweet Vendetta nascono nel... Oddio. Eccola, momento. L'avevamo annunciato, sarebbe suonato un telefono. Vogliamo scoprire se ci sono morti, calamità in diretta o... Perché... Sì. Chirurgo. Magari passa il microfono. Risparmiamoci questo momento. Nascono nel... Quando ancora avevo il bulbo, questo sono sicuro. 2006. Quindi è già un po' che siete in giro. Sì, sì. Avete già prodotto qualcosa a livello di CD? Sì, abbiamo... c'è il demo che è praticamente preistoria, e invece a febbraio è uscito l'album. Ah, il primo? Sì, il primo. Ok. E come sta andando? Siamo stati lunghi. Non è che ci avete lavorato 5 anni, insomma. No. Non abbiamo lavorato 5 anni. Non abbiamo lavorato 5 anni. Okay. No, anzi, abbiamo registrato tutto e poi l'abbiamo anche buttato nel cesso e poi abbiamo ricominciato. Ce lo siamo rifatto in casa ed è venuto meglio così. Questo modo di proporsi è salutare al gruppo, cioè l'abbiamo prodotto, poi l'abbiamo buttato nel cesso. Assolutamente, no. Ti ho detto, quando abbiamo iniziato avevo il bulbo, poi dopo quel CD è andato, quindi non è stato salutare. Sentite, io prima di venire qua mi sono informato, come ho fatto per il gruppo precedente, guardando un po' il MySpace. Ho trovato il vostro MySpace, a differenza del gruppo precedente, e ho scoperto che la definizione per quanto riguarda il gruppo, il tipo di musica che fate, vi è scritto: musica acusmatica / per nastro / rock / tropicale. La spiegazione? Per nastro perché... A vintage fa sempre, okay, fa sempre fico. E uno è andato. Tropicale perché per i prodotti, tipici prodotti tropicali, sì, che abbiamo avuto modo di assaggiare. Che risulteranno nel disco, si sentiranno. Trasudano, sì, sicuramente. E quell'altra l'abbiamo scelta veramente a caso. Però la cosa bella è che tu hai trovato il MySpace. Io giusto l'altro giorno ho provato a fare il login dopo anni su MySpace e non mi ricordo la password. No, non...
È andato. Vabbè, comunque avrete anche una pagina su Facebook, immagino. Facebook? Facebook. Non sapete cos'è Facebook? Giallo non ha Giallo Tecnoleso non ha Facebook. Abbiamo una pagina su Facebook. Yes. Quindi ecco, se uno non vi trova sul MySpace, sì, cercherà su Facebook. Sul Facebook. Avete date in programma? A parte quella di questa sera. Sì, abbiamo una data il 4 agosto. Ok. La festa della libertà di Zocca, che ci dicono che è una ficata e è così fica che Gianlu ha scelto di non venire. Gianlu sarà in Olanda. Scusate, per, insomma, va in Olanda. La data più figa che facciamo in tutto l'anno, Gianlu va in Olanda. Passo ad Amsterdam, la data più figa. Vi quindi sarà vicino con la... Sì, sì, siamo noi pensiero. Che gli saremo lontani. E, 4 agosto, 5 o 4 che te sei in Olanda? Il 4. Okay. Il 4 okay. A Zocca. E la Woodstock dei noi altri. Ok, per concludere volevo chiedervi, visto che cantate in inglese, lo fate per una semplicità nella scrittura dei brani oppure c'è un motivo dietro più profondo? Più oddio, io ho sempre scritto in inglese e per la musica che facciamo, non lo so, mi sa che ci sta meglio forse, più che altro non ho mai scritto... Non hai mai provato il portoghese? Canzoni in italiano, no? E poi, adesso ecco, sborona. Ho vissuto 2 anni in America, quindi l'inglese più o meno me la cavo. Vabbè. Quindi mi viene naturale così. Allora fai bene a scrivere in inglese, insomma. Va bene. Ringraziamo Sweet Vendetta. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo in bocca al lupo per stasera. E auguriamo un buon viaggio in Olanda, Gianlu. Buon viaggio. Vaffanculo. Che questo te lo devo bippare, mi dispiace però. Vabbè, Bradi non ce lo passa. Io vi saluto, vi do appuntamento la settimana prossima per l'ultima puntata del B-Summer edizione 2012. Vi saluto facendovi sentire la canzone degli Sweet Vendetta, Liberty Street. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.